in termini di sicurezza per i ragazzi, tutte le sfide pericolose, e è stato fatto un progetto da cui sono nati un libro e un film, e lo stesso Eugene Kaspersky, il fondatore della nota compagnia, ha voluto incontrare i ragazzi, e poi abbiamo avuto l'opportunità di poter lavorare con BiperBanca. I ragazzi si sono focalizzati su vari aspetti di quella che è la banca del futuro, e hanno creato varie soluzioni alla digitalizzazione e alla fruizione di contenuti delle nuove generazioni, che sono state poi visionate, supervisionate e valutate da Pierpio Cerfoglio, che è il vice direttore generale, e io lascerei proprio a loro raccontare qual è stata la loro esperienza con i giapponesi. Allora, grazie Domenico. Abbiamo intuito quello che dicevi perché un po' la voce andava via, però a questo punto diciamo, chiederei proprio a BiperBanca e quindi a Giovanni Bursi, che è responsabile dell'ufficio di innovazione appunto di Biper, di raccontarci un po' questa esperienza che hanno sviluppato con voi, insomma, e quindi proprio così che tocchiamo con mano, ecco, di che cosa si tratta e qual è il lavoro che voi svolgete. Giovanni Bursi. Eccomi. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Mi fa molto piacere perché, in particolare quest'anno, anche con il contributo di Lorena De Vita, che è una mia collega, siamo riusciti a trasformare quella che è una collaborazione storica con il mondo di Gifoni per costruire realmente un'opportunità sia per la banca, sia anche per i ragazzi che facevano parte e fanno tuttora parte dei diversi Dream Team. E una cosa rispetto alla quale non c'è prezzo è la passione che noi abbiamo raccolto in questa esperienza. Devo dire, una passione che un po' è stata anche instillata dal nostro vice direttore generale, che è una fonte incredibile di spunti. Credo che il suo libro sia passato tra le mani dei ragazzi, ed è proprio quello che è focalizzato sul tema del 2030. Venendo a quello che è accaduto, io credo che questo rappresenti in modo chiaro e semplice quello che può essere la collaborazione tra il territorio, i soggetti che sono sul territorio e la banca, in cui la banca non è tanto e solo il soggetto che è pronto a sostenere un progetto di un individuo, di un'azienda o di un'organizzazione, ma è il soggetto con il quale poter costruire anche delle ipotesi di futuro. E da questo punto di vista credo che il punto di contatto che abbiamo trovato con i ragazzi e le ragazze dei Dream Team ruota proprio intorno ad alcune parole chiave. La prima è il cliente. Cioè, noi nel momento in cui ragioniamo di innovazione, quotidianamente dobbiamo avere in mente un cliente con i suoi bisogni e con i problemi che affronta nel dare una risposta a quei bisogni che quotidianamente vive. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che credo rappresenti anche una sfida strategica per noi banche, è quella di mettere al centro il cliente del futuro e quindi di comprendere quelli che sono i bisogni inespressi, i bisogni magari ancora non esplicitati o che non hanno trovato una risposta al centro della nostra attività. E i team che hanno lavorato insieme a noi hanno proprio avuto la capacità di rispondere a questo tipo di esigenza. Quindi individuare un cliente del futuro, e nello specifico sono state individuate una serie di segmenti di clientela dei quali ancora non vi posso parlare perché stiamo ancora valutando quali di questi team con noi inizieranno a lavorare nei prossimi mesi, ma tutti questi hanno individuato in modo chiaro quello che noi chiamiamo un abbinamento tra un cliente, un problema e una soluzione. Ecco, da questo punto di vista, credo quindi che l'input anche strategico che viene da questi giovani è particolarmente utile proprio perché la nostra è una banca che sempre più dovrà anche fare attenzione al mondo delle generazioni, delle nuove generazioni. Una cosa da non sottovalutare sono i risultati che hanno prodotto. Cioè, non stiamo parlando di un qualche PowerPoint con una qualche idea buttata lì, come viene di solito
nei laboratori di brainstorming, di design thinking o di elaborazione creativa che facciamo in azienda. Questi ragazzi hanno tirato fuori veramente dei contenuti di elevatissima qualità e con una capacità anche rappresentativa che ci ha veramente colpito. Quindi, da un punto di vista sia di percorso che di risultato, ci portiamo a casa una grande soddisfazione. In primo luogo perché i progetti che sono emersi risultano essere dei progetti rilevanti, cioè dei progetti che possono realmente fare la differenza nella vita delle persone e del territorio. Quindi, non so come dire, adesso valuteremo anche all'interno dell'azienda se e come proseguire questa collaborazione, ma i risultati sono veramente eccellenti e anche il nostro vice direttore generale ne è rimasto particolarmente colpito. E direi, come direbbe forse mio figlio o mia figlia, bella zio, perché insomma, tanta roba. Bravi. Grazie mille Giovanni. E, io farei un piccolo stravolgimento, cioè lascerei a questo punto la parola a Christian Bertelli di Snivia per fare questo salto sul mercato cinese e capire un po' appunto anche come funzionano, quali sono le consigli, delle strategie possibili per il marketing e-commerce e anche diciamo approfittando di Giovanni che è ancora qui, io so che poi lui appunto ha una serie di impegni, ma magari anche ti rubiamo un paio di battute anche su questa esperienza che ci ha raccontato. Ok, beh, grazie Francesca, mi sentite intanto, giusto per fare un check. Io ho preparato una breve presentazione, così vi parlerò di qualche best practice e anche worst practice, che sono, diciamo che dei brand occidentali hanno fatto in Cina. Condivido adesso la presentazione, così. Mi collego direttamente anche ai concetti. Allora, vi racconterò come approcciare il mercato cinese, ovviamente di base, cercare di andare abbastanza rapido anche perché la Cina è vasta e iniziare a parlare di piattaforme cinesi, di strategie, diventa un tema molto molto lungo. Ad ogni modo, bisogna, quando si affronta comunque un progetto di comunicazione in un'altra nazione, in particolare in una nazione come la Cina, che ha così tante differenze rispetto al mondo occidentale, essere sempre coscienti di quelle che sono, diciamo, i pillars di comunicazione locali, in modo da evitare errori madornali e cercare di utilizzare al meglio anche i propri canali di comunicazione a disposizione. Io sono Cristian Bertelli, sono client partner di Smedia. Smedia è tra le principali agenzie e tra le prime agenzie nate in Italia, focus sui mercati no Google, quindi Russia, in particolare Cina. Siamo parte di Tribu Group. E riusciamo, diciamo, a gestire, ad essere così competitivi anche perché abbiamo un team effettivamente interculturale, che sarà poi anche il mezzo che ci permette di strutturare bene i progetti, lo capirete anche nelle prossime slide. E allora, quando si comunica in un altro country, chiaramente bisogna partire da un concetto un po' più legato all'antropologia, no? Che la cultura è ciò che porta gli individui a comportarsi, a fare ciò che fanno, no? Quindi bisogna sempre pensare di andare a identificare ideologie, tradizioni, usanze e linguaggi di una certa cultura, di un certo popolo, in modo da andare dopo a trasmettere il proprio messaggio nella maniera più accurata possibile. E la Cina chiaramente in questo momento è tra i mercati più interessanti, che offre la possibilità di business molto elevato, però è anche una country che ha di lunga tradizione, che cosa ci vuol dire? Che quindi tutto l'aspetto in realtà socioculturale ha una forte importanza, un forte impatto su quelle che devono essere poi le strategie di brand e di marketing che si vanno ad applicare. Le principali cose che vanno considerate, che possono essere dei punti critici da considerare, ovviamente la lingua, quindi che la traduzione banalmente, ma spesso sottovalutata, di quello che è la lingua cinese, la situazione, c'è cioè politica diversa,
un background diverso a livello proprio culturale. Ci basti un po' pensare a come il mondo occidentale si basi sull'individualismo a livello di successo personale, mentre la Cina è un paese che si basa sul collettivismo. Quindi questa già di base è una grossa differenza che va considerata fin dall'inizio. Un diverso modo quindi di relazionarsi, che è legato anche a questo tipo di approccio, no? In questo background storico, è un modo di pensare che è molto diverso, perché a base poi di linguistica saprà anche che spesso la lingua, proprio il linguaggio, no, va a influire molto sul modo di pensare di un popolo. Quindi quando si va a comunicare in Cina, banalmente il tema è la traduzione, quindi c'è tradurre in maniera cioè, corretta, che può non essere così facile, lo vedremo nelle schede successive, ma bisogna considerare principalmente il cinese semplificato. In Cina si parla il cinese semplificato, il cinese tradizionale. Il semplificato è quello mainstream, diciamo, più utilizzato, è anche più comprensibile, che ci si aspetta che venga utilizzata da un brand. E poi anche a livello invece proprio più tecnologico, bisogna cioè, considerare che un sito come anche un contenuto online andrà indicizzato su una piattaforma che non è Google, quindi che non è la piattaforma occidentale che utilizziamo noi, ma è Baidu, che è una piattaforma che ragiona, ovviamente ha un algoritmo che ragiona in cinese, in caratteri cinesi. Quindi qui la traduzione diventa fondamentale allo scopo di indicizzare bene i propri contenuti e non penalizzarli. Vi racconterò alcune best case invece di brand che effettivamente ce l'hanno fatta in Cina e l'hanno approcciata in una maniera corretta. Armani è tra questi, è uno tra i brand, tra le maison più conosciute in Cina. È entrata nel 98 con la prima boutique a Pechino, successivamente ne ha aperte altre molto rapidamente. Nel 2010 ha lanciato il sito web in cinese, uno tra i primi brand a farlo. Importante su due aspetti: uno perché ha lanciato una piattaforma effettivamente in cinese ed è molto importante la lingua cinese su l'account Cina, perché l'inglese è ancora una lingua che potrebbe risultare una barriera, e anche perché ha hosting, il sito aveva hosting locale, che questo diciamo è un tecnicismo, però che spesso anche questo viene sottovalutato. Se l'hosting di un sito non è cinese, il sito, perché si connette dalla Cina, non è navigabile, non è accessibile. E ha avuto una strategia, diciamo, omnichannel completa, perché è andato a inserirci sia a livello, cioè capillare, a livello di territorio, a creare eventi ad hoc, a comunicare in maniera mirata sulle piattaforme cinesi e ad utilizzare una strategia di KOL, i cosiddetti key opinion leader o influencer, diciamo, asiatici, in questo caso chiaramente in Cina. Nel 2012 infatti ha lanciato la One Night Only in Beijing, che è un evento esclusivamente dedicato al mondo cinese, un evento fashion che ha avuto molto successo e ha creato un grossissimo interesse attorno al brand Armani in Cina. Quindi questo è appunto il tema di essere localizzati come store, localizzati anche come eventi fisici. Una copertura mediatica completa, quindi è andato a presidiare due tra le piattaforme social più utilizzate in Cina con numeri più grandi come WeChat e Weibo. Uno un account legato all'abbigliamento, l'altro un account invece legato ai prodotti beauty, e poi essere presenti anche nella vendita online sulle principali piattaforme marketplace, invece che in questo caso sono Tmall e JD, che sono le piattaforme generaliste più utilizzate in Cina e su cui tra l'altro in particolare Tmall a livello fashion e design si sta strutturando molto bene in questi anni. E infine poi ho utilizzato in maniera strategica anche delle partnership con questi KOL, key opinion leader, in questo caso Hu Jie e Li Yefeng, che sono due attori molto conosciuti in Cina e che hanno il potenziale, diciamo, di andare a comunicare in maniera molto verticale a un target importantissimo come la generazione Z e anche i millennials. E sicuramente è un tipo di attività che va a creare un grossissimo engagement sul pubblico e anche un grosso trust da parte di brand sul pubblico cinese. E infine, una tra le attività invece che completa l'approccio strategico di Armani è stato anche andare a localizzare l'offerta selezionando linee di prodotti e linee uniche sul mercato Cina, e quindi esclusive sul mercato cinese. A sinistra vedete l'esempio dei 24 rossetti che ha creato nell'occasione di San Valentino, una linea di prodotti unica che è stata distribuita in Cina in quel periodo, in cui è stato ripensato chiaramente anche tutta la parte di packaging. Infatti vedete che sono stati
stati usati i caratteri cinesi, il rosso che è collegato sia al tipo di festività, ma anche chiaramente un colore molto importante in Cina, considerate che è il colore principale, cioè il colore della bandiera nazionale, e poi alcuni dettagli su prodotti, ad esempio come il numero, un'enfasi particolare sul numero 8, una linea di orologi, il numero 8 è molto importante in Cina perché è un numero che si associa all'augurio di successo, quindi tutti questi piccoli dettagli vanno a ricreare quello che effettivamente è una comunicazione sia a livello di canali digital che proprio di prodotto, che va a fare un posizionamento molto forte sull'audience cinese. L'Oreal invece è un'altra best case per quanto riguarda invece la categoria beauty, uno tra i brand di cosmetica diciamo più percepiti meglio in Cina, e considerate che l'anno scorso ha aumentato le vendite di circa il 35% e ha raggiunto, e la Cina è diventata il secondo mercato più importante per questo brand. Anche qui approccio legato molto al prodotto, quindi diversificazione dei consumi e diversificazione anche di quelli che sono i marchi e i prodotti, cioè complementari, che ha introdotto nel mercato cinese rispetto a quello occidentale, e personalizzazione, è andata ad operare in maniera molto strategica invece sulle piattaforme digital, in particolare andando ad attivare un'applicazione di trucco 3D che ingaggiava molti propri utenti ed era diciamo utilizzabile tramite il mini program su WeChat, sul loro canale proprietario. E una strategia appunto di lancio di questa applicazione è stato l'utilizzo di una KOL, quindi sempre qua a ripercorrere un certo tipo di approccio legato al proprio target, molto verticale, attività di co-branding che ha fatto ad esempio con il National Museum of China, in cui è andata a selezionare 5 colori di rossetti dedicati che rappresentavano le 5 bellezze presenti in un dipinto della dinastia Qing. Questo è molto interessante perché va a unire quello che è un approccio molto tecnologico legato al pubblico giovane, ma anche legandosi invece a quello che è la forte tradizione in Cina, il forte legame che comunque la popolazione mantiene in Cina. Ciliegina sulla torta, diciamo, ha fatto una grossa collaborazione con il colosso Alibaba, avendo un approccio omnichannel, inserendo la prima applicazione con intelligenza artificiale che andava a fare una diagnosi di acne sui volti degli utenti, quindi diciamo che ha sfruttato tutto quello che poteva avere tra le sue armi, quindi sia le parti di tradizione sia l'innovazione molto importante in Cina, che risulta essere un po' il paese precursore di quasi tutte dopo i trend tecnologici che arrivano in Occidente. Starbucks, altro elemento invece, altro brand che ha agito molto bene, sia perché è riuscito a introdurre il concetto di caffè, che è già un tipo di bevanda diversa dall'abitudine di consumo che ha la popolazione cinese, ed è andata ad inserirsi comunque in quello che è un piano di marketing di successo, nel senso che è andata sia a comunicare alla classe media cinese, che è una classe alto spendente, che ha un forte potere d'acquisto e che sta continuando a crescere, e che soprattutto sta avendo anche la nuova generazione di cinesi, la generazione Z, che viaggia molto di più, ma che viene da appunto la classe media, che ricerca uno stile di vita più occidentale, quello che appunto ha offerto l'esperienza di uno store di Starbucks, e anche appunto c'è questa aspirazione di vita più occidentale, di lifestyle occidentale, anche si riversa sul fatto di consumi di beni di lusso, a cui è riuscito ad associarsi in questo caso Starbucks. L'approccio ha seguito questa dinamica quando si parlava di città di prima fascia come Pechino, Shanghai o Chengdu, in cui hanno aperto store simili o identici a quelli che sono gli store internazionali che troviamo anche noi in Europa o in America, inserendoli anche in dinamiche in quarter, diciamo in distretti lusso in questa città, quindi vicini ai negozi top level come Gucci, Zegna, che si potevano ritrovare in zone, in modo da offrire un'esperienza di lusso e anche occidentale. Ma nonostante questo è riuscito a inserirsi anche, questa è una cosa molto interessante, nelle zone invece più distanti dai grandi centri e dalle grandi metropoli, quindi più nell'entroterra della Cina, tramite partnership locali, andando a identificare partnership singole locali. Questo è un esempio che vedete in foto invece di un esempio di tradizionale store cinese che è tradotto in Starbucks. Quindi questo è un approccio molto interessante che va a colpire esattamente sia il target più simile al nostro, sia invece a coprire tutto quello che è il lato più tradizionale cinese.
Questo è stato tradotto anche nella parte di prodotto, quindi qua vedete i prodotti che il packaging è stato identificato come utilizzando i colori vivaci, molto importanti nella comunicazione in Cina, inserendo singole parole in inglese che danno quella sensazione di prodotto occidentale, ma andando a fare indicazioni invece cardine in cinese, quindi mantenendo sempre l'approccio su quello che è la comprensione più facile per l'utente. E poi andando anche ad aggiungere, ad esempio, c'è quello verde, il gusto matcha, quindi avvicinandosi anche a livello di gusto, cioè di prodotto, di selezione di prodotti al pubblico cinese. Adesso passerò rapidamente, perché purtroppo ho poco tempo, a quelli che sono alcune case invece di naming, di traduzione di naming corrette e non corrette che sono state fatte da alcuni brand. Su questo faccio un piccolo preambolo che quando un brand decide di andare in Cina dovrebbe sempre pensare a un naming in cinese, perché se la pensate in contrario, che forse è più facile da capire, immaginate se Huawei fosse entrato nel mercato occidentale senza tradurre appunto il numero, il nome in caratteri latini, avremmo avuto molta difficoltà a ricordarci il nome, a capirlo, ma soprattutto anche a ricercarlo sulle nostre piattaforme social o su Google, ad esempio. La stessa cosa bisogna pensarla quando si va in Cina. Carrefour ha scelto Jialefu come traduzione, che significa cosa? Felice e prosperosa. Quindi è un brand che è riuscito a tradurre il nome in maniera che fosse a livello di fonetica simile al suono che ha in Occidente, e in più ad associare anche un significato, cioè, positivo al proprio naming. Questo è l'approccio migliore, nel senso cercare di legare la fonetica e trovare anche un significato, cioè, positivo. Non sempre è possibile, però c'è, cioè, l'importante è non andare dopo invece a non capire quando invece il significato viene stravolto. Coca-Cola, altro esempio, ha sempre agito molto bene in Cina, che Coquele, il suono è simile. La traduzione è divertimento gustoso, quindi sicuramente un tema, un concept che si lega molto bene al consumo della bevanda Coca-Cola. L'Oreal e Houlihan, invece, che ci sono sia L'Oreal che Pampers, due case in cui il nome a livello di fonetica è lievemente differente, ma si sono concentrati nell'identificazione di una traduzione invece che andasse ad esprimere il concetto che il brand voleva esprimere in Cina. Ecco, quindi L'Oreal significa eleganza europea, andando a sottolineare quello che è il concetto di eccellenza occidentale, e Pampers invece è Bang Baoshi, che significa mettere i bambini a proprio agio. Quindi anche qua si è concentrato su andare effettivamente ad esprimere la loro mission, che è stata percepita molto bene in Cina. Infatti è tra i brand in questo settore che funzionano molto meglio. Hanno anche fatto quel piccolo, diciamo, quel piccolo passaggio, che comunque c'è il bilabiale sia in Pampers che in Bang Baoshi. Alcune invece, passiamo alla parte, cioè, di solito più divertente, almeno per chi osserva o per chi la vede, ma sicuramente non per chi la vive, di errori, di bad practice che hanno esperienziato alcuni brand in Cina. La prima è Nike. Nel 2014, sul Capodanno cinese, era l'anno della scimmia, quell'anno, ha lanciato una linea di sneakers con due caratteri sulla parte dietro delle scarpe, in augurio di buona fortuna per quest'anno. Sulle scarpe aveva messo il carattere fa, che indica buona fortuna, e il carattere fu, che indica ricchezza. Non aveva però valutato in anticipo che questi due caratteri vicini assumono un significato diverso, che è diventare grasso. Quindi è stata sicuramente una case che ha scatenato una sorta di reazione molto ironica sui canali social cinesi come WeChat, Weibo e altre piattaforme, e sicuramente non era il messaggio che Nike avrebbe legato alla loro sneakers. Però in questo caso è stato più un effetto divertente e non troppo dannoso a livello di brand image. Un altro invece gaffe, sempre di Nike, è stata fatta purtroppo pochi anni dopo, nel 2019. Questo è un tema invece interessante, perché non bisogna solo, cioè, considerare gli aspetti di traduzione linguistica che possono essere diversi, ma anche aspetti, diciamo, più grandi e più di contorno su un progetto di comunicazione. In questo caso,
Nike aveva creato una linea esclusiva di sneakers di un designer giapponese, Jung Takahashi, che aveva creato una linea di scarpe appunto sul mercato cinese. E purtroppo in quell'anno, lo sapete, ci sono state delle rivolte, delle sommosse a Hong Kong e Nike non aveva, diciamo, cioè, considerato che questo cioè, designer avrebbe pubblicato su quei canali alcuni post legati appunto a questi disordini e ovviamente cioè, colpevolizzando la Cina. E, ovviamente Nike ha chiesto subito al designer di rimuovere. Di rimuoverci a questi post, ma li ha obbligati ovviamente anche a chiudere il progetto e ovviamente a togliere dal mercato il prodotto che avevano disegnato. Questo è stato un grosso errore che è costato a Nike un investimento piuttosto alto e sbagliato, ma quantomeno il rischio è stato più alto perché avrebbe potuto essere una perdita di addirittura 5 miliardi di dollari, era stata calcolata. E un altro case invece negativo è Walmart, che la conoscerete tutti appunto come catena americana di prodotti molto scontati. In Cina è entrato nel 96, dopo tutti questi anni, diciamo, tra virgolette, ha aggiunto solo 438 punti vendita, che sembrano tanti, ma in realtà, se considerate che sono più o meno il numero che hanno in America e in Cina la popolazione invece di 1 miliardo e 400 milioni di persone, non è un risultato ottimale. E tuttora in Cina, diciamo, Walmart ha solo il 2% del suo fatturato a livello globale. La problematica principale è che ha approcciato il mercato con alcuni asset sbagliati. Il primo era pensare che un tipo di negozio che vendesse i prodotti al più basso prezzo cioè possibile fosse percepito bene in Cina, invece questo è il paradosso perché dopo è invece il concetto che potremmo avere noi di alcuni prodotti ovviamente della prima Cina, il pubblico cinese ha percepito questa catena come una catena di prodotti di scarso valore e probabilmente non originali. E in più non ha considerato anche quello che è tutto il tema relativo al packaging che si può avere in Cina, continuando a vendere all'interno di Walmart la cosiddetta big size, che sono le size a cui sono abituati molto in America, cosa che in Cina invece non è percepita assolutamente né come utile ed è al di fuori di quello che è invece il tipo di spesa che si fa in Cina, che comunque è molto più frequente e meno legata alle quantità. Infatti, invece, su un concorrente che è SanArt in Cina, non avendo adottato nessuna cioè, di queste cioè, strategie, il principale cioè, competitor di Walmart in Cina è vincendoci cioè, di gran lunga sul lato vendita. Ecco, quindi questo è un tema interessante perché comunque ha cercato di utilizzare lo stesso tipo di concept che ha avuto in tutto il resto del mondo, diciamo cioè Walmart, però in Cina invece si è rivelato un boomerang. Versace invece è ancora uno tra i brand più amati in Cina e più conosciuti, però ha fatto un errore molto, molto grande, anche abbastanza recente. L'anno scorso, lanciando una linea di magliette in cui sulle spalle, diciamo sulla parte cioè, dietro, erano scritte alcune cioè, capitali legate alla propria, diciamo, c'è la propria nazione. Diciamo, tra queste città c'era presente Hong Kong, c'era presente Macao, inserendole come non appartenenti alla Cina continentale. Ovviamente questo è una cosa, è un tema piuttosto delicato, ma che andava, cioè, considerato e che ha creato una cosiddetta shitstorm a livello digital in Cina eclatante. Considerate che Yang Mi era la brand ambassador, la KOL cinese che utilizzava al tempo e Versace, si è generato in maniera diciamo, genuina, quindi fronte utenti, un hashtag che chiedeva a Yang Mi di non lavorare più per Versace, cosa che poi puntualmente, poco tempo dopo, ha fatto, dichiarando ufficialmente sui propri canali il dissociamento con il brand Versace. Questo ha addirittura obbligato Donatella Versace a fare delle scuse ufficiali online. E diciamo che questo è un errore abbastanza eclatante che poteva essere facilmente previsto perché è andato a toccare uno tra i pilastri più importanti della cultura cinese, che è l'unità territoriale. Questo si rifà al tema che vi dicevo prima di come la cultura è importante, cultura cioè collettivista, unità territoriale, diciamo tutti i temi che potevano essere sicuramente anticipati e previsti. Gli ultimi casi di worst naming, poi chiudo, anzi dimmi Francesca se sto andando lungo, è Mercedes-Benz, che è stato tradotto in maniera
fonetica bensì, però la traduzione ovviamente di significato è correre e morire, quindi sicuramente è tra i casi peggiori in cui c'è stata una, ovviamente, una traduzione che è nata subito ripensata, e anche Best Buy invece, che è un franchising di elettronica americano, che nella traduzione, diciamo, cinese, penso a volte, insomma, pensa 100 volte prima di comprare. Quindi questi io li ho inseriti perché spesso la traduzione viene ritenuta abbastanza semplice da fare, ma il cinese è una lingua piuttosto, cioè, complessa, e spesso i caratteri cinesi singolarmente hanno un significato e uniti invece hanno un significato che viene a volte anche, cioè, completamente stravolto. E questa è una cosa che è difficile imparare se non si è madrelingua o non si è avuto, cioè, comunque la possibilità di vivere anni in Cina e assorbire anche quello che è la cultura locale. Ultimo caso, che è proprio questo era il caso più evidente di traduzione automatica fatta su Google Translate, diciamo, quando la Pepsi è entrata in Cina per la prima volta, ha tradotto il proprio slogan, evidentemente utilizzando Google Translate, e la traduzione dopo risultava: Pepsi riporta i tuoi antenati in vita. Quindi, diciamo, fosse stata una campagna per Halloween avrebbe avuto senso, ma purtroppo così non è stato, ecco. E riassumo con un po' i concetti base di quando un brand vuole entrare nel mercato, abbia intenzione di strutturarsi in maniera di comunicazione corretta ed efficace nell'ingresso nel mercato cinese, intanto di adattarsi al mercato, e quindi che cosa significa andare ad adattare il proprio messaggio a quelli che sono i gusti. I gusti che ha la propria audience, ma soprattutto non limitarsi a quello che si può fare a livello di comunicazione, ma strutturare anche quello che è proprio il prodotto, quindi andare a selezionare delle linee dedicate esclusivamente a quel mercato e ai gusti di quel mercato. Meno prodotti di massa. In Cina il prodotto, diciamo, da grande magazzino è associato anche a bassa qualità e non è un prodotto così ricercato, diciamo, come invece al contrario può funzionare sul territorio occidentale. Più prodotti di nicchia, qui tra l'altro spingo molto di più i prodotti, appunto il Made in Italy, su cui può giocare una grossa leva, ecco, su questo tema, quindi la ricerca di prodotti di nicchia, soprattutto della nuova generazione di cinesi che ha un alto potere di acquisto e cerca di affermarsi tramite appunto l'acquisto di prodotti esclusivi. L'analisi di competitors, che non deve limitarsi a vedere che cosa fanno i nostri competitors occidentali che arrivano in Cina, ma andare ad analizzare proprio magari i competitors di stessa categoria cinesi, che sanno effettivamente comunicare in maniera molto, molto verticale su il proprio target, e poi importanza del digital. Questo su qualsiasi cosa in Cina, go digital, io mi sentirei di dire, perché si parla a una popolazione per cui quasi il 92% delle transazioni viene fatto online, tramite di solito applicazioni, e anche l'accesso all'informazione è sempre attraverso un'applicazione o un social, e quindi essere digitale, essere sempre presenti su più canali digital, sia per la comunicazione sia per tutto quello che riguarda anche il processo di vendita. Grazie Chris, con questa sintesi diciamo è anche un po'. Tanto di sintesi, però. No, anche con questa sintesi finale è un po' anticipata una domanda che ci arriva dal pubblico e che io provo a rigirarti così. Chiaramente la domanda è legata alle dimensioni di queste aziende che diciamo, si avvicinano al mercato cinese. Cioè, diciamo, i casi di queste holding, di questi giganti, sono fondamentali per capire cosa fare e dove anche i giganti sbagliano sostanzialmente e come fare a non sbagliare. Ma per esempio, se tu dovessi pensare appunto a una strategia anche per aziende che sono, parlavi di Made in Italy, appunto, per accedere al mercato cinese è un qualcosa che possiamo immaginare e tu che consigli dai su questo? Beh, allora, appunto, riassumendo quello che ho un po' detto, l'approccio al mercato cinese deve considerare tantissime cose a livello culturale e a livello di piattaforme. Le cose che si possono identificare come i due approcci principali che deve avere un brand che entra in mercato cinese è: uno,
ricercare un partner legato soprattutto alla distribuzione, quindi un distributore che permetta di avere il prodotto in Cina e il prodotto in mall, in negozi multibrand, fino poi magari avere la possibilità di aprire i propri flagship store. E l'altro invece, tutto quello che riguarda la comunicazione, quindi il lavoro che deve fare un brand sull'awareness, quindi presidiare i propri canali digital, quindi aprire un canale verificato su WeChat, su Weibo e altre tante altre piattaforme, perché poi ne esistono altre, Little Red, Douyin, che è il TikTok originale cinese, su cui però si possono identificare azioni spot legate ai KOL. Però diciamo il partner locale sul lato di distribuzione molto molto diciamo una cosa che struttura il business, diciamo che ti aiuta ad avere anche una conversione dopo su il ritorno sull'investimento e lavorare sull'awareness, perché quando si va in Cina si parte da un territorio che è zero, ecco, la conoscenza di brand è zero, ma c'è molta possibilità appunto perché il pubblico cinese di questa categoria, quindi la classe media, la nuova generazione, cerca prodotti di nicchia più che mass market. Perfetto, grazie mille Cristian. E allora a questo punto passerei invece la parola a Salvatore Sinigaglia di Blue Hammer, che ha una storia particolare perché è un'azienda che ha avuto anche un percorso di accelerazione insieme al Digital Innovation Hub e che appunto si sta affermando sui mercati internazionali. E allora io chiederei a Salvatore un po' di raccontarci questa esperienza. Ciao, buonasera. Beh, sì, senz'altro noi abbiamo un pochino di esperienza con il panorama internazionale, o meglio, e vi avevo perso un momento. Vai, ti vediamo. Ok, beh, insomma, noi avendo sviluppato l'azienda, il brand completamente digital, siamo entrati in rapporto con Giffoni, perché condividiamo approssimativamente gli stessi valori, che sono ovviamente basati sui ragazzi, ne ha parlato ampiamente Domenico in apertura, quindi l'innovazione, la loro internazionalizzazione, ma in realtà anche la concretezza è quello che riescono a portare a compimento insieme ai ragazzi. Noi siamo entrati in Europa dopo alcuni anni passati in Italia, canalizzando tutte le vendite nel nostro store digitale, quindi il nostro negozio online, il nostro e-commerce. Abbiamo cominciato con anche lì un marketplace che è Amazon, che ha provato a portare conoscenza del brand prima ancora del nostro ingresso nei mercati singoli, nelle singole countries. Molto più interessante invece è stata la parte del nostro tentativo di ingresso in Cina, perché è più interessante perché è molto più difficile. Mentre in Europa ci è bastato attivare sui nostri canali paid, l'ADV, qualche nuovo canale, qualche lingua anche già conosciuta, in Cina ovviamente ci siamo approcciati ad un mondo completamente diverso, quindi abbiamo fatto i soliti errori, quelli che abbiamo visto, di tradurre il nostro nome senza supporti, fino a comprendere le vere difficoltà. Abbiamo conosciuto una persona che ha fatto da tramite nel nostro mercato cinese, una ragazza italiana, attualmente nostra dipendente lì in Cina, a Shanghai, e tuttavia non siamo ancora riusciti ad entrare nel mercato perché abbiamo trovato il nostro brand già registrato con tanto di nome, marchio e situazioni varie, quindi abbiamo combattuto e lottato per riprendere, quindi noi abbiamo avuto un problema diverso, nonostante abbiamo valutato le barriere linguistiche, la differenza del mercato, il target, le abitudini, le differenze culturali. Quindi abbiamo fatto le nostre valutazioni, siamo entrati da piccolini perché non siamo come quei colossi, ovviamente anche con budget diversi, quindi con i nostri budget, con i nostri fondi, con la nostra minima esperienza in Europa, abbiamo fatto le nostre valutazioni, attente. Ci abbiamo provato, ma abbiamo trovato questo ostacolo che non è neanche semplicissimo da risolvere, a quanto pare, se non comprando in qualche modo il nostro stesso marchio. E molto interessante tutto quello che ha detto Christian, potrei dare tanti piccoli input che in realtà sono tutti contenuti nella presentazione di Christian, direi che è perfetta anche per chi volesse entrare. Leggo la domanda, le slide. Sì, penso le potranno avere, ma non si parla solo di colossi perché è la stessa procedura per tutti. Cioè, noi siamo passati per le stesse problematiche, gli stessi errori, gli stessi marketplace, quindi direi che è veramente applicabile a tutti, anzi, anche io l'accetterò la presentazione. Grazie.
Grazie Salvatore. Cristian, a questo punto ti richiamiamo anche in causa per un, diciamo, per un commento, uno spunto su questo che ci ha raccontato Salvatore. Sì, guarda, beh, intanto ciao Salvatore, hai detto bene, nel senso che comunque anche i piccoli brand incorrono negli stessi identici problemi che possono incorrere i big brand. Tra l'altro, ne ho portati solo alcuni di case, diciamo, errate in Cina, ma la più conosciuta l'avevano fatta anche Dolce & Gabbana, no? Qualche tempo fa. E ecco, sì, allora diciamo che. In Cina, bisogna lavorare sempre su due piani. Uno che è il piano economico di vendita, quindi entrare sulle piattaforme di vendita cinesi. La cosa migliore, soprattutto su un brand fashion, sarebbe trovare il distributore perché così si ha il prodotto in Cina. Questo entra nelle dinamiche anche di reso, ad esempio, e di consegna di delivery prodotto, che se si fa diciamo, la dinamica cross border, che comunque è valida, in questi anni, le tasse sono anche scese molto, però rimane. E comunque più dispendiosa a livello di tasse e molto lunga, soprattutto nel mondo fashion, tra la consegna del prodotto, il possibile reso, eccetera. Quindi il partner locale è sicuramente indispensabile. L'errore che spesso si fa è affidarsi al partner locale anche a livello di comunicazione. Infatti, avete già trovato, cioè, avete detto, no, il marchio che è stato preso in Cina, è stato verificato in Cina. Questo, diciamo, è uno step che agenzie come la nostra cercano appunto di supportare i brand, perché bisogna registrare il marchio, però che sia l'azienda ovviamente a registrarlo e non il partner locale. E anche a livello, cioè, di comunicazione spesso si perde il controllo che il brand ha su quello che viene, cioè, comunicato sui suoi canali. Infatti la cosa migliore è andare a creare i canali certificati, cosiddetti quelli con la spunta blu, che vediamo anche su Instagram o Facebook, e verificarli in modo che anche il pubblico cinese, quando accede alle piattaforme e ricerca il brand, quando vedrà effettivamente un account verificato, sarà che l'unica comunicazione ufficiale, diciamo, avviene su quel canale. E ovviamente, ecco, poi anche se ha il supporto di qualcuno che ti permette di avere l'attenzione che i brand, in particolare poi il fashion, che è su questo tema, esatto, di solito. È un cliente che cerca di essere molto, molto, diciamo, verticale e attento. La comunicazione e l'attenzione che avete su Facebook e su Instagram è giusto averla anche sulle piattaforme cinesi, anzi è indispensabile ad averlo, anche perché l'opportunità che dà la Cina, appunto, avendo anche la possibilità di inserire i prodotti e i brand di nicchia, è veramente alta. E quindi puntando su diciamo, una classe media numerosa che è all'incirca sui 300 milioni, quindi è quasi la popolazione americana, solo la classe media cinese e alto spendente, punta a trovare i prodotti effettivamente che identificano, che gli fanno identificare come un prodotto effettivamente di lusso o comunque esclusivo. Perfetto, io leggo una domanda che ci arriva da Alessia Di Maio che chiede come approcciare i key opinion leader quando stai cercando di creare una presenza della tua azienda nel mercato cinese. Allora, i key opinion leader, beh, generalmente si possa, diciamo che l'approccio è simile a quello che si fa qui, quindi di solito o hanno un'agenzia che gestisce il key opinion leader o più key opinion leader, oppure alcuni key opinion leader sono indipendenti e gestiscono in autonomia. La differenza è che per quasi tutto quello che è in Cina bisognerebbe avere sempre un team che ti supporta in questo, perché la comunicazione verrà sempre quantomeno in cinese, ogni tanto in inglese, però risulta sempre una grossa barriera l'inglese in questo momento, quindi il supporto in lingua è necessario. E il supporto dopo, invece, la collaborazione è diversa. Può essere una collaborazione economica in cui il key opinion leader chiede una fee fissa sui contenuti che dopo lui andrà a creare o da solo o col brand, e che avrà poi a distribuire sui propri canali di comunicazione. Potrebbe essere una collaborazione in cui il brand invia un tot di quantitativo di prodotto, in modo che si possano fare tutte le cosiddette i video di unboxing o i tutorial, che può generare un key opinion leader. O addirittura alcuni casi interessanti sono invitare il key opinion leader in Italia, diciamo, presso la sede aziendale, fare una sorta di tour, in modo che si possano creare contenuti che vadano a valorizzare, diciamo, quella che è la mission aziendale, come viene fatto il prodotto, andare a entrare un po' nel dettaglio, che tra l'altro è un trend di comunicazione anche recente,
sui nostri canali, andare a vedere la manodopera e come è fatto il prodotto. Ecco, quindi questi sono i principali approcci. Poi chiaramente tutto cambia in base alle numeriche, che anche un key opinion leader che ha 100.000 follower, uno che ne ha 10 milioni, hanno anche ovviamente budget diversi. E allora, perfetto, io ti farei anche un'altra domanda per poi dopo lasciare a Luca una riflessione anche su questa, diciamo, su tutta questa discussione con diversi case studies. Tornando al case study di Biperbanca, diciamo, un tema importante che tu hai anche accennato prima nella tua presentazione è la questione di come si paga, di come avvengono le transazioni in Cina, diciamo, che è un tema appunto importante per capire anche questo aspetto, come funziona. L'altra domanda che ti farei su questo è collegata appunto a quello che noi ora diciamo non stiamo considerando, ma è un aspetto importante, cioè la presenza della comunità cinese italiana in Italia, che comunque è una comunità consistente e che anche qui appunto tra le transazioni eccetera delle sue modalità anche di comportamento è sicuramente una fascia di mercato interessante. Sì, allora parto dalla prima. Le transazioni in Cina. Le transazioni in Cina in questo momento sono prevalentemente digital, quindi online. Considerate che i player sulle transazioni online in Cina sono e catturano il mercato oltre il 90% insieme, sono Alipay, che è la piattaforma di transazione elettronica del gruppo Alibaba, e WeChat Pay invece, che è il gruppo Tencent. Questo diciamo è molto disrupt rispetto al mondo occidentale, perché appunto le transazioni vengono fatte direttamente su queste piattaforme con modalità differenti, come la transazione diretta, quindi l'utilizzo di QR code molto molto utilizzato in Cina, che significa andare anche in un negozio a prendere un caffè e utilizzare il proprio QR code che viene diciamo c'è lo scan e viene effettuato da chi ha il negozio, quindi il vendor, oppure viceversa io ci scannerizzo, inquadro il QR code e viene eseguito immediatamente il pagamento. E questo diciamo proprio diciamo che la Cina è tra i paesi più vicini ad essere una country diciamo cashless al 100%, quindi le transazioni avvengono in questa maniera e soprattutto hanno anche molta attenzione a quello che è la sicurezza online. Considerate che ad esempio Alipay ha un modo di pagamento per cui il pagamento sui prodotti ad esempio che devono essere consegnati a casa o si consumano dopo, come un booking di un hotel una qualsiasi esperienza, il pagamento viene effettuato da chi compra, rimane in Alipay, e quando il prodotto viene consegnato o si fa l'esperienza che si è pagato, dopo diciamo Alipay sblocca il pagamento che andrà finalmente al vendor. Ecco, quindi è un tema molto importante riuscire a digitalizzare tutto il percorso di pagamento. Contate che praticamente in Cina ormai anche l'utilizzo di carta di credito è in disuso, cioè completo, quindi insomma è tutto su mobile. E per quanto riguarda invece il tema di comunità cinese in Italia, molto molto importante, anzi qua dico anche che bisognerebbe pensare proprio a una strategia dedicata ai cinesi in Italia, perché sono comunità molto rilevanti e che hanno bisogno anche appunto di brand che supportano anche questa presenza in Italia. Le compagnie telefoniche sono un po' le prime che hanno adeguato la comunicazione in passato anche, no, per i vari paesi dell'est Europa che entravano in Italia, no? E sulla Cina la cosa che mi sentirei di suggerire sicuramente intanto è lavorare molto sulla lingua, quindi creare contenuti in lingua cinese in modo che chiunque possa, soprattutto immagino una banca in cui i temi sono importanti, l'apertura di un conto sono temi in cui uno non vuole avere incertezze di aver capito male, utilizzare il cinese, quindi sul proprio sito e altre piattaforme, e poi di conseguenza aprire ed essere presenti sulle piattaforme cinesi. In particolare parlo di WeChat, che sarà, una volta che un cinese in Italia magari utilizzerà un po' meno le piattaforme social che utilizzava di solito, però WeChat rimarrà sempre predominante, quindi è un mezzo per cui si comunica molto bene ai cinesi proprio in Italia, e sarà un mezzo che comunque
utilizzeranno tanto perché rimangono in contatto con i propri amici e parenti diciamo in Cina, sempre su WeChat. Quindi creare un proprio un profilo, cioè, verificato, su cui andare a comunicare, effettuare attività di marketing, di advertising mirata, è sicuramente fondamentale. E ultima cosa, guarda, mi sento di aggiungerci proprio, cercare di adeguarsi a questo 100% digital, perché dicevo appunto prima, ormai è una società che vede anche la carta di credito come non solo una cosa vecchia, ma poco sicura, facilmente clonabile, e avere tutto su un'applicazione che ti permette di monitorare le proprie spese, il proprio conto in banca, diciamo, cioè costantemente, ormai in Cina è la normalità. Se riuscissimo a portare appunto tutte queste esperienze anche lato occidentale, sicuramente si va a, diciamo, a conquistare quello che è il proprio target di riferimento, ecco, qui in Italia. Perfetto. Ci chiedono se renderai disponibili le tue slide. Io intanto comunque comunico anche ai partecipanti che abbiamo anche una diretta Facebook, quindi i contenuti continueranno a girare, diciamo, anche sui certo, social. Certo. Bene, certo. Ti invierò la, sai bene che ti invierò la presentazione. Certo. Perfetto. E poi Luca, a questo punto avremo un Dream Team China. Allora, grazie mille Francesca, grazie a tutti quanti i partecipanti, perché diciamo, si impara sempre tanto, no, in questi webinar, ma in realtà poi la collaborazione con Cristian, con Salvatore, con Biper, con K4Business serve anche a questo, a mettere insieme un po' il know-how che Giffoni, insieme ai giovani, la creatività, ma anche l'esperienza che ha fatto in Italia e all'estero, per creare anche progetti nuovi, no? Anche opportunità che possono nascere non solo dai prodotti, no? Di aziende che fanno prodotto, ma anche da aziende che magari fanno servizi digitali o creano addirittura format di eventi, perché leggevo un commento in questi giorni su Facebook di qualcuno che ci ha scritto: io sono un produttore di eventi musicali, visto che il mercato cinese è un mercato enorme, in crescita sull'entertainment, visto che Giffoni lavora, sta creando un acceleratore proprio di startup in ambito media entertainment, crediamo che questo ponte tra Italia e Cina possa anche lavorare su questi canali, ma anche per la comunità cinese in Italia, quindi si possono immaginare degli eventi, dei format, coinvolgere la comunità dei ragazzi, dei bambini cinesi in Italia, quindi anche su questi progetti, e alla fine la contaminazione, diciamo il termine che in questo caso lo utilizzerei in maniera positiva, penso sia necessaria, perché è importante poi tra le comunità condividere l'expertise, la creatività, e possono nascere anche, come facciamone col Dream Team, idee e progetti che poi sono concreti, come prima ci ha raccontato Giovanni di Biper Bank. Quindi mi sento solo di dire che sono curioso di sapere il naming di Giffoni in cinese, però già con Domenico ci stiamo ragionando, e visto che lui parla anche un po' di cinese, già sei un po' al lavoro, chiediamo anche a Cristian, perché è una curiosità che mi voglio togliere per evitare di fare errori, magari anche di presentarsi in maniera diversa. Quindi, grazie ancora. Va bene, allora io diciamo ho letto le diverse domande, se ne avete altre scrivete in questo momento, altrimenti io direi appunto che metteremo a disposizione anche queste slide, e ringrazio tutti i partecipanti, tutti i relatori per questa sessione veramente molto molto interessante, e ci diamo appunto appuntamento. Direi anche a Giffoni, insomma, con questi nuovi esperimenti. Un saluto a tutti, allora. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.